Nell'ambito del progetto La scuola che verrà, il mio contributo è relativo alla progettazione e valutazione con la didattica a distanza nella scuola secondaria di secondo grado. Il Covid-19 è didattica a distanza. L'emergenza sanitaria determinata dal Covid-19 e la conseguente sospensione delle attività didattiche ha visto nella didattica a distanza l'unica modalità che permette ai nostri studenti di poter esercitare il loro diritto allo studio. Sicuramente la didattica a distanza non potrà mai sostituire la didattica in presenza, perché la didattica in presenza ha una sua innegabile valenza formativa, che è legata soprattutto alla stretta interazione che si instaura fra gli alunni e docenti e all'importanza della relazione tra pari. L'esperienza che stiamo avendo però non deve andare dispersa con il rientro nelle aule scolastiche, che comunque si presuppone non sarà come nel passato, perché ancora non sappiamo esattamente a settembre che cosa ci aspetta, ma l'esperienza che noi abbiamo fatto dobbiamo innanzitutto monitorarla a posteriori per rilevare i punti di forza e le criticità, capitalizzarla per mettere a frutto quanto sperimentato e trasferirla come supporto alla didattica in presenza. Quindi anche in seguito potrà esserci molto utile tutto quello che abbiamo fatto in questi mesi. Didattica a distanza e in presenza sono due modalità formative differenti. È impensabile immaginare di utilizzare la didattica a distanza con le stesse modalità della didattica in presenza per diversi fattori. Innanzitutto è impossibile immaginare che gli studenti possano rimanere al computer per 5 ore consecutive, quindi la stessa diciamo, sequenza che noi utilizziamo nella didattica in presenza. Non possiamo avere un feedback immediato dell'attenzione, della comprensione, della condivisione, perché non abbiamo i ragazzi davanti a noi, quindi non abbiamo la possibilità di cambiare il tono della voce, di richiamare qualcuno all'attenzione, eccetera. Ed è difficile stabilire con immediatezza una relazione educativa efficace. Le criticità che sono emerse con la didattica a distanza sono varie. Innanzitutto si è visto che non tutti gli studenti posseggono gli strumenti per la didattica a distanza. Mi riferisco a computer, tablet, stampante, connessione Wi-Fi, anche se le scuole in qualche modo si stanno attrezzando per far sì che tutti gli alunni possano seguire la didattica a distanza, con il comodato d'uso di tablet o dando anche la possibilità della connessione. Tra l'altro, nella stessa famiglia ci possono essere più componenti familiari che hanno necessità di collegarsi con il computer. Possono essere altri fratelli, sorelle che vanno a scuola, quindi anche loro hanno quindi la necessità di collegarsi con gli insegnanti. Ci possono essere anche i genitori che in questo momento dell'anno stanno lavorando in smart working. Poi un altro problema è dato dalla presenza in classe degli studenti con MES o con DSA, per i quali bisogna naturalmente avere degli accorgimenti particolari e quindi prestare attenzione a quali sono i bisogni formativi, agli stili di apprendimento di questi studenti. Didattica a distanza e in presenza, l'esperienza cognitiva aumentata. Ora, noi dobbiamo tener conto che la didattica a distanza espande l'ambiente di apprendimento scolastico, che quindi non si esaurisce nell'aula scolastica, ma si allarga alla realtà aggiuntiva offerta dagli strumenti digitali. Quindi abbiamo un tempo e uno spazio che si dilatano. Se si sfruttano le diverse peculiarità e potenzialità della didattica in presenza e di quella a distanza, si espone lo studente ad una cognizione arricchita.
realizzabile attraverso una progettazione intenzionale pensata per integrare le attività in presenza e quelle a remoto. Per lo studente rappresenterebbe un grande vantaggio perché si troverebbe di fronte ad un'unica realtà cognitiva, la realtà cognitiva aumentata. Naturalmente la didattica a distanza ha posto la necessità di una revisione della programmazione di classe curriculare, delle metodologie didattiche e dei materiali. È un problema annoso sia per la didattica in presenza, ma soprattutto per quella a distanza, delle verifiche, quindi la necessità di rivedere le modalità di verifica e la valutazione. In questo periodo sono stati chiamati in causa gli organi collegiali perché molto spesso è stato necessario rivedere le programmazioni che sono state elaborate all'inizio dell'anno scolastico dai dipartimenti disciplinari e dai consigli di classe, i quali hanno individuato i traguardi formativi già raggiunti alla fine di febbraio, e alcuni già attestati con lo scrutinio che è stato fatto, e quelli presumibilmente raggiungibili a conclusione dell'anno scolastico in corso, in considerazione naturalmente delle nuove condizioni di lavoro. All'inizio di settembre i dipartimenti e i consigli di classe dovranno procedere a nuove programmazioni, in considerazione delle nuove modalità didattiche e anche dei traguardi formativi che i ragazzi hanno raggiunto in questo anno scolastico 2019-2020. L'esperienza cognitiva aumentata, riprogettazione della programmazione curriculare. Quindi è auspicabile che già i docenti, sin all'inizio dell'anno scolastico 2019-2020, abbiano elaborato una programmazione curriculare per nodi concettuali. Questo è quello che noi ci auguriamo, però se la programmazione non ha previsto tale modalità, è indispensabile che oggi si proceda a una riprogettazione della stessa. Quindi, qual è il lavoro che adesso i consigli di classe e i dipartimenti sono tenuti a fare? Innanzitutto, enucleare gli aspetti fondativi di ciascuna disciplina, quindi tutto ciò che è essenziale, fondamentale, e sfrondarlo di tutto quello che diciamo, non è funzionale, allo scopo di poter permettere a tutti gli alunni di metterli, cioè, in condizione di affrontare il prossimo anno scolastico con le conoscenze e le competenze fondamentali per potergli assicurare di affrontare in maniera serena il prossimo anno scolastico. Considerate anche quando dal primo biennio si passa al secondo biennio, quindi con discipline nuove, e se i ragazzi non hanno acquisito le competenze fondamentali, per loro sarà molto difficile poter affrontare queste nuove discipline, quindi un nuovo anno scolastico, e rischiamo anche si rischia che i ragazzi non possano raggiungere il successo formativo sperato. Qual è il lavoro dei consigli di classe? Innanzitutto fissano le competenze da far acquisire al termine dell'anno scolastico di riferimento, quindi quali sono quelle essenziali, fondamentali per poi i ragazzi poter affrontare il prossimo anno scolastico. Scelgono i nodi concettuali fondamentali e individuano i nessi principali tra una tematica e l'altra. Individuano anche gli strumenti più utili, tenendo conto dell'utilizzo della didattica a distanza affinché l'apprendimento sia significativo. Perché non possiamo noi immaginare di fare una lezione frontale, è impensabile. Fissano i criteri e gli indicatori della valutazione delle conoscenze e della certificazione delle competenze. Devono procedere anche alla certificazione delle competenze alla fine del secondo anno del primo biennio,
perché è necessario certificare le competenze nei quattro assi culturali, e verificano per gli studenti dell'ultimo triennio le competenze acquisite in riferimento al PECUP. Tengono conto dei livelli culturali accertati alla fine del mese di febbraio e individuano i contenuti imprescindibili e le competenze fondamentali da far acquisire al termine dell'anno in corso 2019-2020, indispensabili per naturalmente sempre il futuro anno scolastico. La didattica a distanza e in presenza implica l'uso di metodologie didattiche che possano favorire l'interazione fra gli studenti e con i docenti, nonché feedback per migliorare il processo di apprendimento e insegnamento con il docente. In linea generale, si potrebbe utilizzare una metodologia che sfrutti l'ampliamento del tempo scuola e che consenta ad ogni alunno di essere il protagonista della propria formazione, perché ha più tempo a disposizione per rivedere i materiali forniti dal docente, come video, presentazioni, dispense, e successivamente discuterli per chiarimenti e approfondimenti durante la videolezione. Quindi è una modalità molto vicina alla flipped classroom, quindi alla classe capovolta. Quindi, proprio perché il ragazzo a casa, avendo questa possibilità, è come se il tempo si fosse dilatato e quindi riesce a, diciamo, a seguire il proprio stile di apprendimento e anche i propri tempi. Qual è il ruolo del docente in questa fase, nell'esperienza cognitiva aumentata? Il docente assume il ruolo di tutor, di facilitatore. A seconda dei casi, potrà predisporre attività di recupero o consolidamento per chi ne ha bisogno, ma anche sfidare le eccellenze con qualcosa che possa concretamente valorizzarle. In questo modo noi abbiamo la possibilità di fare una didattica personalizzata in base alle necessità di ciascuno studente. I materiali didattici che possiamo utilizzare sono quanto mai vari, naturalmente dipendono dall'insegnamento disciplinare. Per esempio, si possono utilizzare videoregistrazioni che il ragazzo ha la possibilità quindi di rivedere quante volte vuole, presentazioni in PowerPoint, ce ne sono moltissime che si possono trovare in rete, ma altre che possono essere costruite dall'insegnante per quella classe in particolare, in base agli argomenti che sono stati svolti, alla situazione della classe, quindi essere calibrati proprio per quella classe. Mappe concettuali, tabelle, grafici, brani, articoli di giornale, immagini, infografiche, quindi è quanto mai vario il ventaglio dei materiali da poter utilizzare. Si rende comunque sempre necessario un coordinamento con i docenti di sostegno per costruire materiali didattici coerenti con i singoli PEI. Quindi ci deve essere questa stretta collaborazione con l'insegnante, con il docente di sostegno, per tener conto dei bisogni formativi e degli stili di apprendimento di ciascun alunno, proprio tenendo conto naturalmente del PEI. Passiamo adesso a un altro aspetto molto importante che è la valutazione, perché la valutazione da sempre è stata un problema complesso e delicato e a maggior ragione in questo preciso momento storico con la didattica a distanza e naturalmente in seguito anche con la didattica in presenza. Qual è lo scopo della valutazione? È quello di attribuire senso e valore a ciò che le persone acquisiscono e costruiscono per migliorarsi, per promuovere lo sviluppo di sé. Infatti, valutare non significa giudicare, non lo stiamo andando a giudicare la persona, ma significa misurare e accompagnare lo studente a una meta, a raggiungere un obiettivo.
Quindi è un processo di costruzione delle competenze che va focalizzato attentamente. La valutazione è fondamentale perché serve al ragazzo per comprendere anche quali sono le proprie debolezze, i propri punti deboli per poterli superare e quindi dargli la possibilità di poter raggiungere il successo formativo che è la funzione principale della scuola. Che tipo di valutazione noi dobbiamo utilizzare? Sicuramente la valutazione formativa, così come anche previsto dalla nota ministeriale del 17 marzo 2020, numero 388, che rappresenta lo strumento che permette di valutare il processo di apprendimento, i saperi, i comportamenti, le competenze. Per poter valutare si può fare ricorso a osservazioni sistematiche attraverso schede di osservazione che ci permettono di rilevare il processo, cioè il modo con cui lo studente interpreta un compito, sfrutta e valorizza le sue risorse cognitive ed esperienziali, che non sono solo quelle che gli ha fornito la scuola, ma anche tutto quello che lui ha appreso al di fuori della scuola. Quindi mi riferisco all'apprendimento non formale e informale. Quindi tutto ciò che lui riesce a sfruttare per lo svolgimento del compito stesso è l'attestazione dei traguardi formativi raggiunti. Possono, essere attestate attraverso lo strumento delle rubriche valutative. Per quanto riguarda la scheda di osservazione, che cosa noi possiamo osservare? Possiamo osservare l'autonomia, quindi la capacità da parte dello studente di reperire autonomamente i materiali utili al compito che deve svolgere e di saperlo usare in modo efficace, non con il copia e incolla, ma comprendere quali sono gli argomenti e quali sono gli aspetti che fondamentali che lui deve andare a reperire. La capacità relazionale, quindi il saper reagire in maniera positiva e propositiva con i compagni, sia in presenza che nella classe virtuale. La partecipazione, quindi saper collaborare, formulare richieste d'aiuto, offrire il proprio contributo ai compagni che si trovano in difficoltà. La responsabilità, quindi rispettare le scadenze assegnate e le consegne date. E questo noi lo possiamo verificare sia con la didattica in presenza, ma a maggior ragione con la didattica a distanza. La flessibilità, in che senso? Cioè saper gestire gli imprevisti e cercare soluzioni alternative. La flessibilità, ecco, diciamo che è quello che porta il ragazzo alle competenze poi del problem solving. La consapevolezza delle conseguenze del suo modo di agire, quindi sapere che quello che sta facendo ha poi una conseguenza e assumersi anche la responsabilità delle proprie conseguenze, delle proprie azioni, scusate. La rubrica valutativa è lo strumento indispensabile per una valutazione formativa, perché descrive i livelli di padronanza degli aspetti formativi che il consiglio di classe intende accertare e valutare contemporaneamente i processi che hanno condotto ai risultati. Quindi la rubrica valutativa è uno strumento che viene costruito dal consiglio di classe in base a ciò che vuole accertare e valutare. Quindi successivamente il consiglio di classe poi stabilisce quali sono gli apprendimenti essenziali per poter naturalmente raggiungere quegli aspetti formativi, quelle competenze. Quindi la rubrica valutativa, pertanto, è anche uno strumento di validazione del processo formativo.
Qui, questa nell'altra slide, la successiva, c'è un esempio di rubrica valutativa per una verifica orale. Le verifiche orali sono, diciamo, le verifiche molto, molto diffuse e per questo ho potuto fare questo esempio. Qual è la competenza? Le competenze che noi vogliamo, che cerchiamo di accertare, di attestare con una verifica orale. La conoscenza, la capacità di saper esporre, la capacità di saper rielaborare e organizzare i contenuti. Allora, iniziamo con la capacità di saper esporre. Quindi, come dimensione, ho messo le esposizioni. Gli indicatori sono riferiti alle evidenze che mi permettono di poter valutare la dimensione che ho individuato. Quindi, nel caso dell'esposizione, esposizione dei contenuti con chiarezza e proprietà di linguaggio e fluidità espositiva. Quindi, queste sono le evidenze. Poi abbiamo i livelli, quindi ho individuato quattro livelli che mi permettono di graduare la padronanza che il ragazzo possiede per quanto riguarda le capacità espositive. Quindi, eccellente, l'alunno espone contenuti con chiarezza e proprietà di linguaggio, sottolinea con il tono della voce e la gestualità i passaggi più importanti. Avanzato, l'alunno espone contenuti con chiarezza, non sempre il linguaggio è appropriato, il linguaggio specifico, il lessico specifico della disciplina, mi riferisco naturalmente, sottolinea col tono della voce e la gestualità i passaggi più importanti. Adeguato. L'alunno espone contenuti in modo abbastanza chiaro, non sempre utilizza un linguaggio appropriato, il tono di voce è monotono e non sempre la gestualità sottolinea i passaggi più importanti. Essenziale, l'esposizione non è chiara e l'alunno usa un linguaggio approssimativo, non sottolinea i passaggi più importanti con il tono della voce e con la gestualità. Passiamo ad un'altra dimensione, i contenuti. Indicatori, la conoscenza dell'argomento, quindi l'evidenza che io vado a graduare. Eccellente. Conosce l'argomento in modo approfondito e dettagliato, risponde con sicurezza e con cognizione di causa. Avanzato, conosce l'argomento, risponde con abbastanza sicurezza alle domande. Adeguato, conosce le informazioni generali legate al libro di testo, ha delle difficoltà a rispondere alle domande, aspetta suggerimenti da parte del docente, quindi è necessario una guida. Poi conosce le informazioni in modo approssimativo, i contenuti riportati sul testo, non riesce a rispondere alle domande poste anche con i suggerimenti dell'insegnante. È una cosa che, ecco, nelle rubriche valutative noi valutiamo ciò che il ragazzo sa, quindi noi andiamo a valutare i pieni, non i vuoti, quindi deve essere, sempre in maniera propositiva, cioè i livelli devono essere anche descritti in maniera propositiva. Passiamo alla seconda parte della rubrica valutativa. Altra dimensione, rielaborazione dei contenuti. Come indicatore, sa individuare i collegamenti logici e sa elaborarli. Eccellente. Rielabora in modo personale e originale i contenuti, fa esempi e collegamenti con altri argomenti. Avanzato, rielabora i contenuti in modo personale e fa esempi all'interno dello stesso argomento. Adeguato, la rielaborazione dei contenuti non sempre è autonoma, riesce a fare esempi su suggerimento del docente, quindi ha necessità di essere guidato. Essenziale, la rielaborazione è carente e con difficoltà riesce a fare esempi su suggerimento del docente. Organizzazione dei contenuti. Come indicatore, espone i contenuti secondo una logica. Quindi una logica che lui naturalmente si è creato. Eccellente, l'alunno espone i contenuti secondo una logica predefinita,
utilizza una mappa per sottolineare le diverse connessioni e richiamare l'attenzione sui concetti più importanti rispetto ai tempi di esposizione. Avanzato, l'alunno espone seguendo una successione logica ai contenuti, utilizza schemi grafici per sottolineare i concetti e i passaggi più importanti rispetto ai tempi di esposizione. Adeguato, l'alunno espone i contenuti non sempre seguendo una logica chiara, non si aiuta con schemi e non evidenzia i concetti più importanti e le loro connessioni. Rispetta abbastanza i tempi di esposizione. L'alunno espone i contenuti senza seguire uno schema, non si aiuta, senza seguire uno schema logico, quindi non si aiuta con schemi e non evidenzia i concetti più importanti e le loro connessioni. Non rispetta i tempi di esposizione. Allora, questo è un esempio che io ho voluto fare, ma naturalmente le dimensioni possono anche essere diverse, è sempre il consiglio di classe, l'insegnante a stabilirlo, così quali anche le evidenze, quindi gli indicatori che mi permettono di poter valutare. I livelli, io ho pensato a quattro livelli, però si può anche pensare a una rubrica valutativa con solamente 3 livelli o anche aumentarli. Intanto vi voglio lasciare con questa citazione di Malcolm X: la scuola è il nostro passaporto per il futuro, poiché il domani appartiene a coloro che oggi si preparano ad affrontarle.